Buon pomeriggio. Questo video per illustrarvi l'operazione di trading che ho appena compiuto oggi, martedì 19 novembre, sul future dello Standard & Poor's 500, quindi sulla borsa americana. Operazione long intraday realizzata grazie all'indicatore Confluenza, che è un indicatore proprietario di mia creazione, ma disponibile anche a chi ne facesse richiesta in abbonamento, e le informazioni si trovano sul mio sito internet www. strategiedetrading.it nella sezione indicatori. L'indicatore Confluenza viene posizionato nella parte bassa di un grafico ed è costituito da una serie di istogrammi verticali che a mo' di semaforo possono assumere tre tipi di colorazione: una colorazione verde per indicare posizioni long, una colorazione rossa che qui non si vede per invece indicare posizioni ribassiste e infine una terza colorazione gialla per indicare posizioni flat, rimanere fuori dal mercato o meglio chiudere le precedenti posizioni long o short che fossero. Che cosa è successo oggi pomeriggio esattamente? È successo che prima l'indicatore Confluenza era giallo e alle ore 15 e 55 diventa verde, quindi mi suggerisce la convenienza di aprire una posizione rialzista, cosa che vado a fare subito per conferma in apertura della candela successiva sul livello 5.888,50. E da quel momento effettivamente il mercato comincia a salire, accelera al rialzo. Io rimango sempre in posizione long perché di 5 minuti in 5 minuti, questo è il time frame che sto utilizzando con questa strategia, mi si conferma sempre verde e mantengo la posizione fino alle ore 17:50 quando l'indicatore Confluenza diventa giallo, quindi mi dice esci dalla posizione long, cosa che vado a fare anche in questo caso solo in apertura della candela successiva per conferma sul livello 5.923,25. Quindi dicevo un'operazione long intraday durata quasi 2 ore che mi ha permesso di raggiungere da 5.888,50 il livello 5.923,25, quindi 34,75 punti di future Standard & Poor's 500. 34,75 punti che corrispondono a 1.737,50 dollari. 1.737,50 dollari guadagno di questa operazione intraday, ovviamente al lordo della tassazione sul capital gain e dalle commissioni. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e come al solito vi auguro buon trading.